Vorrei concludere con un simbolico abbraccio agli studenti di giurisprudenza e alle comunità tutte colpite dal sisma, che dovranno affrontare ancora a lungo tanti dolorosi disagi. Consentitemi solo un piccolo ricordo personale. Quando ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova scuola costruita ad Arquata, ho provato ammirazione e speranza vedendo il grande striscione preparato dai ragazzi del paese con la scritta «Il coraggio non trema». Con questa ammirazione e questa speranza dichiaro aperto l'anno giudiziario 2017 presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Marche. La cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del TAR Marche si è svolta quest'anno presso l'Università degli Studi di Macerata in segno di solidarietà verso le popolazioni colpite dal terremoto. Presenti le più alte cariche locali civili e militari delle Marche e tanti sindaci dei comuni colpiti dal sisma. Nella relazione introduttiva la Presidente Maddalena Filippi ha evidenziato il contributo del giudice amministrativo per costruire in un clima di incertezza un processo di fiducia e chiarezza del diritto per cittadini, imprese e autorità pubbliche. Un nuovo modo di porsi del diritto e il processo amministrativo telematico stanno portando verso un cambiamento del linguaggio giuridico. Tra i contenziosi, nel 2016 il numero delle decisioni che hanno definito il primo grado di giudizio è stato superiore al numero dei ricorsi proposti. In calo le decisioni appellate, risultano impugnate al Consiglio di Stato solo il 12,43% delle sentenze e sempre nel 2016 le sentenze riformate dal Consiglio di Stato non superano il 5%. In particolare sono sempre più numerosi i ricorsi proposti verso graduatorie nell'ambito di procedimenti riguardanti concorsi pubblici, appalti pubblici, attribuzione di contributi e benefici. In una lettera il Presidente della Corte Costituzionale Paolo Grosso ha evidenziato l'alto significato civile per la scelta di Macerata, altrettanto ha fatto il Cardinale Menichelli, assente per impegni improrogabili. Emozionato e gratificato per questa scelta anche il rettore dell'Università di Macerata, Francesco Adornato. È un fatto importante innanzitutto sul piano simbolico, perché segnala la vicinanza delle istituzioni giudiziarie con i disagi con le popolazioni che hanno avuto i disagi del terremoto, e nello stesso tempo è un riconoscimento del lavoro dell'Università di Macerata, rigoroso e appassionato al tempo stesso. È una cosa che penso faccia piacere all'intera cittadinanza,